Una lite nel bel mezzo della trasmissione mette in difficoltà la conduttrice Simona Branchetti, segnata la prima volta a pomeriggio 5. La nota conduttrice Simona Branchetti ha annunciato solamente da poco tempo il suo approdo alla conduzione di Pomeriggio 5 News, il programma che va in onda nel pomeriggio di Canale 5 durante la stagione estiva. Si è trattato di un vero orgoglio per la conduttrice, finora a capo di un altro programma, Morning News, sempre su Canale 5, per il quale ha riscosso molto successo grazie alla sua professionalità. Già dopo poche puntate, comunque, la conduttrice si è trovata a dover affrontare un episodio piuttosto singolare. Una lite in diretta che ha dovuto subito gestire con spirito di pragmatismo. Il collegamento con un paesino della Sicilia sembra essere costato parecchia fatica a Simona Branchetti, già intenta a dover affrontare un delicato caso di cronaca. Ecco cos'è accaduto. Simona Branchetti e gli inviati a sedare la lite. Era il 27 giugno quando nel corso di Pomeriggio 5 News Simona Branchetti ha lanciato un collegamento in diretta da Mascali, provincia di Catania, dove un diverbio era già finito in tragedia. L'inviata stava intervistando un amico della vittima, che era intento a provare a spiegare i motivi iniziali dell'attrito poi finito nel sangue. Abbiamo scoperto che c'era dell'altro. I motivi erano altri. C'è una ragazza, quella della vittima, che, ma a fare irruzione una persona inaspettata che ha voluto dire la sua. Un'accesa lite irrompe nel corso della trasmissione, si tratta proprio della compagna della vittima, è lei a prendere con la forza la parola al punto da causare subito una reazione in Fabio, l'amico che stava facendo l'intervista con l'inviata, che le ha detto: «Io posso parlare. Tu vuoi dirmi che quella che usciva l'altra sera di qua con gli occhiali da sole non eri tu? E allora, io parlo e so anche quello che dico. Bevi di meno, ubriaca, devi bere di meno». Sia Simona Branchetti che l'inviata che si trovava sul posto mettono in atto strategie per calmare l'uomo e per riprendere eventualmente con l'intervista più in là. Fortunatamente una conduttrice navigata e di talento come Simona Branchetti è riuscita a non far precipitare la situazione, sapendosene occuparsene subito in modo efficace. Sembra che il Daddy Mediaset abbia fatto la scelta giusta con lei per condurre il contenitore di notizie, tra più serie e meno, nel pomeriggio estivo, e non se ne pentirà.